per mettere in moto questa macchina bisogna mettere, far funzionare una macchina burocratica. È uno dei programmi nazionali, la burocrazia. Va, ci torniamo dopo. Vai. Per il credito siciliano interviene il responsabile della direzione territoriale est, il dottor Santosciuto. Il credito è il sangue delle attività. Più sangue c'è e meglio vanno le attività. Dottore Sciuto, lei ha una grande responsabilità. Dirci cosa fa il suo istituto, che credo sia uno dei più importanti della Sicilia. Signori, buongiorno, grazie dottore Tregua per avermi dato la parola e per avermi dato anche l'opportunità di parlare a questo parterre qualificatissimo, di elevatissimo livello, dove sono presenti le forze economiche di questa città. Il credito siciliano è presente in Sicilia con 136 agenzie e a Catania in modo particolare lo è presente in maniera determinante. Pensiamo che solo nella città contiamo 11 agenzie. E nella provincia ne contiamo 54, quindi siamo veramente, riteniamo in questo territorio i leader non solo poi come presenza ma anche come quote di mercato. Quindi questo sicuramente ci fa piacere, ci fa onore, ma ci spinge anche ad impegnarci non solo ora ma anche per il futuro a servizio di questo territorio che tanto amiamo e che ha visto la nostra storia qui, la nostra banca, appunto una storia nei nostri territori lunga, fatta prima dalla Cassa San Giacomo, dalla Santa Venere e poi dalla trasformazione in credito siciliano. Quindi ci onoriamo di candidarci ad essere un elemento di collegamento tra istituzioni, consorzi, associazioni di categoria, enti per poter riavviare quella che è l'economia sui nostri territori. La banca del territorio, per poter essere banca del territorio, deve supportare l'economia del territorio e in queste poche parole penso che si può racchiudere quello che può essere la proposta di una banca, perché se la banca fa banca, e allora è al servizio del territorio, e allora il territorio va avanti. E il credito siciliano per questo sì, è attrezzato non solo con la presenza, ma anche con la qualità delle risorse che mette sul territorio. Io qui porto i saluti del direttore generale, dottor Saverio Continella, ma la direzione generale del credito siciliano ricorda a tutti il direttore generale è in provincia di Catania. E questa è un'opportunità perché mostra, è un impegno della vicinanza che questa banca vuole dal territorio. Quindi non occorre per la nostra cittadinanza, per i nostri clienti, arrivare chissà in quale zona del latte Italia o addirittura all'estero. Basta arrivare ad Acireale e il direttore generale è a disposizione anche del territorio. Quindi questo sicuramente è un passaggio che io tendo a sottolineare. Il ruolo ulteriormente della banca del territorio è quello anche di dotarsi di valori a sostegno dell'economia. E questo è il credito siciliano, come anche il gruppo Credito Valtellinese l'hanno fatto, impegnandosi in alcuni valori in cui si riconoscono: l'integrità e la responsabilità, la competenza, la coerenza di azione, la cultura del servizio, della fiducia e del merito. Lo spirito cooperativo, il senso di appartenenza, l'orientamento al cambiamento, l'innovazione per la sostenibilità. In questi valori noi ci crediamo e li abbiamo messi per iscritto. più soldi per gli Ecco, investimenti. parliamo anche di questo aspetto, perché fare banca significa non solo raccogliere, ma anche dare denaro. Noi Investimenti il che nostro raccolgono. bilancio ce lo facciamo in Sicilia, perché il credito siciliano ha sede in Sicilia, il nostro bilancio ce lo facciamo grazie all'economia del territorio. Il 2013 ha registrato situazioni sicuramente molto complesse per il sistema bancario, ma tuttavia dobbiamo trovare quelle soluzioni, quelle idee innovative che possono far ripartire l'economia. Sicuramente un passaggio che è per noi importante è stato nel corso del 2013, che sono anche piccoli segnali, ma che il territorio ha gradito. La possibilità di sostenere le start-up innovative. È stato sicuramente un elemento che a Catania sta avendo un ottimo ritorno, un grande successo perché dà elementi semi nuovi all'economia e porta i giovani a scommettersi. E questo sicuramente è un segnale. Il sindaco Bianco sicuramente lo ha colto. L'anno scorso lo abbiamo avuto presente a Working Capital, che è un'opportunità, ma questo è un messaggio che l'istituto bancario si sente di lanciare perché a fianco ai giovani noi dobbiamo rilanciare l'economia. È un piccolo segnale. Ma è un inizio. L'altra che io mi sento di poter dire, il nostro è un territorio sicuramente dove la storia, la bellezza, l'economia è legata anche al nostro patrimonio storico e immobiliare.
Quindi è sempre stato così e il nostro territorio è condizionato. Offrire una città che sotto il profilo artistico, culturale, immobiliare sia qualificata, significa dare l'opportunità a chi vive dentro la città, ma anche a chi vuole venire a vivere nella città, dare qualità alla vita. Quindi penso che anche l'altro contributo che voleva dare è la disponibilità a percorrere un cammino che vede il territorio impegnarsi nel recupero dei immobili che sono al centro dei centri storici, sia per recuperarli, sia anche per poter adeguarci a norme antisismiche. Questa potrebbe essere un'opportunità che potrebbe rilanciare tanti settori che oggi sono a traino di questa economia, che sono proprio legati alle attività immobiliari. La prevenzione antisismica ne è sicuramente un altro pezzo che potrebbe andare. Abbiamo avuto in questo territorio peraltro anche delle buone esperienze che si sono avviate, per cui ricordo i crediti d'imposta e le zone franche. Ora, pensavamo anche noi, ma perché non utilizzare strumenti analoghi a questi che consentono a chi vuole investire, a chi vuole recuperare il proprio immobile, di ottenere immediatamente un beneficio sia di carattere fiscale che di carattere previdenziale. Perché non creare delle zone franche proprio nei centri storici che individuano perimetri dove investendo il cittadino, l'impresa possono andare immediatamente a beneficiare dell'agevolazione fiscale, quindi invogliarli. Qui sicuramente la banca è a fianco di queste iniziative perché sono iniziative che sono destinate a dare valore al territorio. Grazie direttore.